No, mi tolgo il bavaglio perché devo parlare, sono il portavoce. Allora, siamo qui per protestare sull'atteggiamento che ha la periferia nei confronti del Movimento 5 Stelle di Chivasso. Sono due uscite consecutive della periferia dove il Movimento 5 Stelle non viene assolutamente considerato come movimento politico che corre per le amministrative. Non sto parlando delle domande ai sindaci, ai candidati sindaci, che le domande arrivano, vengono pubblicate, un giorno 1000 caratteri, un altro giorno 900 caratteri, poco importa, alle domande noi rispondiamo, noi siamo presenti. Parlo degli articoli a corredo del giornale, gli articoli, quelli che dovrebbero far vendere la periferia, quelli che dovrebbero raccontare com'è la città, com'è Chivasso. Ecco, in questa situazione noi abbiamo gli altri partiti, il PDL, il PD, l'IDV anche, che hanno degli spazi superiori ai nostri. Poco male, sono grossi partiti, sono molto più rappresentativi di noi, ci mancherebbe. Ma un giornale come la periferia, che si dichiara in par condicio, non dà lo spazio ai cittadini che si mettono in politica. Ecco, questo è umiliare la politica. Quando un Movimento 5 Stelle organizza una serata col nostro sudore, sulla legalità, portando a Chivasso Cristian Abbondanza, una persona che ha denunciato l'Ndrangheta, non viene menzionato una riga di questa cosa. La periferia non ha menzionato nulla di questo. Non basta, nello stesso articolo, nella stessa edizione, viene messo in esposizione, in bella mostra, un terzo di giornale, l'articolo sui cani dei politici. Un argomento molto importante per Chivasso, tesissimo per Chivasso, i cani dei politici. E chi c'è dietro questo cane dei politici? C'è un candidato del PDL. Non stiamo qui a fare dei nomi perché faremo soltanto pubblicità a queste persone in campagna elettorale. Dall'altra parte della pagina troviamo invece un altro personaggio del centro-sinistra dove parlano del nulla. Benissimo, questo è boicottare il Movimento 5 Stelle. Noi siamo qui per protesta, siamo qui per rivendicare che la politica non è sporca. La politica sporca la fanno i partiti pigliandosi i nostri soldi di cittadini, spartendosi 1 miliardo di euro. Ecco, noi non siamo questo. Noi siamo cittadini onesti, incensurati, e pretendiamo di avere gli stessi diritti degli altri partiti. Grazie.